realizzare a Milano una grande oasi naturalistica connettendo le aree degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e Porta Romana. È la proposta di Rotaie Verdi, il progetto elaborato da WWF Italia con il supporto di Fondazione Cariplo in partnership con il Comune di Milano, Cooperativa Eliante e Rete Ferroviaria Italiana. Obiettivo: sfruttare le ferrovie dismesse per creare un'oasi verde che colleghi la città con la campagna, realizzando piste ciclabili, orti, aree adibite a parco ed edilizia residenziale convenzionata. Si tratta in pratica di un parco lineare che intende appunto dare nuova vita agli scali ferroviari ed ai binari non più in uso, sulla falsariga dei progetti già realizzati alla Promenade Plantée di Parigi e all'Light Line di New York. Secondo i rilievi già svolti da esperti naturalisti, il progetto potrebbe davvero favorire la biodiversità locale. All'interno degli scali e lungo i binari sono già presenti 368 varietà vegetali, pari all'81% del totale noto in città, mentre gli invertebrati sarebbero rappresentati da 64 specie e sottospecie, in particolare i di insetti. Sono inoltre presenti anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, tra cui specie protette come quella del rospo smeraldino. L'immagine di un fiume verde che in qualche modo leghi questi scali merci che diventano dei parchi, diventano dei giardini, diventano degli orti, diventano, come dire, un grande regalo di verde di cui Milano ha molto bisogno. L'immagine di questi scali merci collegati tra di loro, credo sia un'immagine che fa sognare e che fa capire come Milano potrebbe davvero vincere una scommessa straordinaria.